Non so se quello che leggerò lo ascolterete soltanto o mi vedrete. Nel secondo caso vedrete che sembra incongruo, perché non sono a Ferrara, pur leggendo una poesia, dei versi molto aperti, liberi, ariosi, di Giorgio Bassani, ricorrendo il ventennale della morte. Una poesia che si chiama Rolls Royce e che è un percorso lungo la città e parla dei luoghi della città, quindi o non far vedere nulla, o un muro, oppure creare, nonostante che lui a Roma abbia vissuto, che sia soltanto un cittadino la cui memoria torna a Ferrara, in cui è nato, tutto quello che sappiamo, ma è evidente che il Pantheon, i palazzi, l'antica sommeria, la piazza della Rotonda, tutto sembra essere il più lontano possibile da Ferrara. Ma invece non c'è luogo più ferrarese di questo, perché questa che vedete, bello potendo ricordare, è la locanda del Monte Comune. Si chiamava così ai tempi in cui, nel 1513, arrivò qui il più grande ferrarese, il più illustre, l'antesignano in qualche modo, anche per le sue satire rispetto al tono di Bassani, che è Ludovico Ariosto, perché costretto a venire a Roma accompagnando il duca Alfonso d'Este, lui venne qui con la disperazione di essere lontano dalla città che amava, quello di cui aveva detto: se io non fossi d'ogni 5 o 6 mesi stato uno a passeggiare fra il Duomo e le due statue dei marchesi miei, da sinogliosa lontananza Duomo già sarei morto. Diversamente da Bassani, Ariosto voleva stare a Ferrara e quindi vede Roma in negativo, come un luogo che non gli dà il piacere che dà a chiunque, a qualunque grande viaggiatore. E lo leggiamo qui, questo albergo del sole, dal bottone, allo giorno di Ariosto, in marzo e aprile, quindi siamo nella stessa stagione. E la stagione peraltro che a Roma spesso è bella, evidentemente in quei giorni non lo era, perché nelle satire, la terza dice: indi col seno e con la falda piena di spene, quindi indica la condizione d'animo positiva con cui era venuto qui, ma di pioggia molle e brutto la notte andai sino al montone a cena. Quindi venne qui a cena. Quindi un ferrarese a Roma e uno scrittore che stava a Roma, a Ferrara, che ci racconta il suo viaggio. Sono parole diverse, ma sono parole altrettanto vere. C'è una verità in Ariosto, che nelle satire appare assolutamente straordinaria, di semplicità assoluta. E Bassani, più dotto, più sofisticato, in certi momenti anche più dandy, come certamente non era stato Ariosto, scrive: Rolls Royce, subito dopo aver chiuso gli occhi per sempre. Eccomi ancora una volta, chissà come, di attraversare Ferrara in macchina. Una grossa berlina metallizzata di marca straniera dai grandi cupi cristalli, forse una Rolls. A scendere ancora una volta dal castello Estense, giù per Corso Giovecca, verso il roseo ghirigoro terminale della prospettiva, che intanto, piano piano, si faceva grande entro il concavo rettangolo del parabrezza. Lo chauffeur d'alta e dura collottola, seduto a dritta davanti, certo lo sapeva molto bene da che parte dirigersi, né io d'altronde mi sognavo minimamente di rammentarglielo, ansioso com'ero di riconoscere sulla sinistra la chiesa di San Carlo, più in là a destra quella dei Teatini, a lei di contro già fermi così di buon'ora, in crocchio sul marciapiede, dinanzi alla pasticceria Folchini, gli amici di mio padre quando lui era giovane. I più, con larghe lobby e bice in capo, alcuni con tanto di massa dal pomo d'argento in pugno, ansioso, anzi smanioso com'ero, insomma, di ripercorrere l'intera Main Street della mia città in un giorno qualsiasi di maggio, giugno, attorno alla metà degli anni venti, un quarto d'ora avanti le 9 di mattina. Quasi sospinta dal suo stesso soffio lussuoso, infine, la Rolls svoltava laggiù per via Madama e di lì a poco in via Cisterna del Follo, e a questo punto ero io,
non più che decenne, le guance di fuoco per il timore di arrivare tardi a scuola, a uscire in quel preciso istante, coi libri sotto braccio, dal portone numero uno. Ero io che, pur continuando a correre, mi giravo indietro verso la mamma spenzolata dalla finestra di sopra a raccomandarmi qualcosa. Ero io, proprio io, che un attimo prima di sparire alla vista di lei, ragazza, dietro l'angolo, levavo il braccio sinistro in un gesto di sofferenza e insieme ad addio. Avrei voluto gridare alta, rigido chauffeur, e scendere, ma la Rolls, sobbalzando mollemente, già lungheggiava il montagnone. Anzi, ormai fuori porta, già volava per strade ampie e deserte, prive affatto di tetti ai lati e affatto sconosciute.